In questo ristorante abbiamo visto un bambino di colore, di 2 anni, che correva davanti e dietro e ci siamo chiesti chi era. E mio padre disse vicino a mia madre. Me lo prenderei proprio. Io credo che i figli sono quelli che si crescono, non quelli che vengono generati. Lui è Bright. E ha vinto 2 volte il titolo italiano di judo. Lui è Gianni Maddaloni, il papà di Bright, che a Scampia, periferia difficile di Napoli, salva i ragazzi dalla strada. Gianni aveva già 6 figli e ha adottato Bright quando aveva 2 anni. Io credo che i figli sono quelli che si crescono, non quelli che vengono generati. Mi ricordo che Serena era appena nata, aveva 6 mesi, la mia ultima figlia, e quindi avevo già 6 figli. In questo ristorante abbiamo visto un bambino di colore, di 2 anni, che correva davanti e dietro e ci siamo chiesti chi era. Me E mio padre disse vicino a mia madre. lo prenderei proprio. Ho detto sì, è troppo simpatico. Che faceva Italia 1, cioccolate, cioccolate, diceva sempre queste cose qua. Poi è salita sul tappeto, ballava, si muoveva, c'era cioè proprio un E lottatore. da là iniziare a fare judo. Io credo che un genitore, cioè, non è quello che mette al mondo, ma lo fa crescere. E io posso dire che mio padre per me è una seconda opportunità, perché se no ci sarebbe stato lui, non sarei qua. Ultimamente gli ho dato il mio cognome perché è molto importante, perché credo che se mi succede qualcosa nessuno deve toccare mio figlio, perché è così la vita, c'è il male e c'è il bene. Siamo in una nazione che parla che non è razzista, però mi sembra che alcuni episodi dimostrano il contrario. E voglio che mio figlio sia tranquillo, sia sicuro, anche se io non ci sono. Avendo il cognome è un'altra cosa. Credo che nessuno mi tocca. Sto bene qua. Sì. Ti senti protetto? Prima avevi un po' più paura. Di Sì. Che cosa avevi paura? se mio padre un giorno non ci sarebbe stato più, non saprei cosa avrei fatto. Credo che quando tu vivi su questa terra e cresci su questa terra, fa parte di te l'odore del terreno, della zona, della gente. Difatti, quando va al palazzetto, lì comincia a riscaldarsi e chiamano il suo cognome e lo vedono saltare, prepararsi, e quando va in corsa verso l'avversario, va in corsa, non va tremante, non va ansioso. Vince o perde, lui va sempre con la stessa volontà di vincere. E quindi è un Maddaloni.